μέσα στη μεγάλη κρίση που πλήττει. In questa grande crisi che colpisce l'Europa sin dal 1900, dal 2008, questa nuova sinistra ha l'ambizione di cambiare radicalmente le correlazioni sociali e politiche in seno all'Unione Europea e ha come obiettivo il cambio di rotta del percorso neoliberista e antidemocratico che colpisce i suoi popoli, acutizza i nazionalismi e porta infine alla sua distruzione. Il primo passo è avvenuto con la vittoria di Syriza in Grecia e la formazione del governo Tsipras, mentre un percorso politico positivo simile si attende in Spagna e in Irlanda, mentre l'indignazione sociale, ma anche la disponibilità, che è molto chiara nei vari paesi, cerca d'urgenza la sua espressione politica. A causa dei limiti di tempo, ma anche della congiuntura, nella mia presentazione cercherò di offrire una risposta alla domanda, al quesito formulato prima, parlando solo del caso di Syriza. D'altronde Syriza, il movimento Podemos e il Sinn Féin hanno probabilmente delle differenze più grandi tra di loro per quanto riguarda la traduzione, l'ideologia, la struttura organizzativa di coloro che esistevano durante gli anni 70 tra il Partito Comunista Italiano, Spagnolo e Francese. Conosco parecchie persone in Grecia che pensano che non c'è nessun rapporto tra Berlinguer e la tradizione eurocomunista da una parte e Syriza dall'altra, il quale viene accusato come un partito dogmatico e populista. Io sono in disaccordo. Syriza non è caduto dal cielo sulla scena politica greca, europea e internazionale. Le sue radici si trovano al Partito Comunista Filosovietico, al Partito Eurocomunista dell'Interno creato dopo la scissione del 68, alla sinistra greca e al Partito Comunista Greco Sinistra Riformista, che dopo è diventato ACOA e che sono risultati dalla scissione della divisione del Partito Comunista dell'Interno nel 1987, quando la maggioranza del partito ha deciso di prendere le distanze dal comunista. Alcuni non erano d'accordo, ha a che fare con l'alleanza Synaspismos creato nel 1988 dal Partito Comunista e la sinistra greca, al Synaspismos unico che cominciò a funzionare come un partito di molte correnti dal 91, quando c'è stata un'altra scissione del Partito Comunista Greco, dove la maggioranza ha abbandonato il partito di alleanza. Syriza fu fondato nel 2004 e per 9 anni come un'alleanza di componenti è rimasto così per 9 anni, di componenti da vari partiti della sinistra con varie tradizioni: postcomunista, eurocomunista, socialdemocratici, maoisti, trotskisti, populisti, nazionalisti, autonomi. La maggior parte di loro appartenevano a Synaspismos. Diventò un partito unico nel 2013 dopo la grande vittoria elettorale del 2012. Il posto delle componenti fu occupato da tendenze e correnti distinte che vogliono avere una convergenza nonostante le differenze politiche e ideologiche, le quali sono trattate con una ambiguità creativa, constructive ambiguity in inglese, una parola molto di moda, dei loro testi. In decisioni critiche di carattere strategico che viene richiesto al Comitato Centrale di prendere, la minoranza
presenta dei testi alternativi o degli emendamenti. Vi devo dire che durante l'ultimo incontro del comitato esecutivo fu presentata una proposta per condannare il modo in cui furono trattate o considerate le trattative con gli europei, e la percentuale che ha avuto questa proposta fu del 40%. Questa percentuale è molto piccola se si paragona all'80% del parere positivo che hanno su questi negoziati il popolo greco. Comunque è indicativo per le difficoltà che esistono in seno al partito. Allora, il quesito è se un partito che rappresenta varie tendenze, la domanda che si pone è se è stato influenzato dall'ideologia di Berlinguer. Mi sarebbe più facile rispondere se la domanda riguardasse non lui ma l'eurocomunismo e più particolarmente la sua ala sinistra. Il fatto che la fondazione del partito porta il nome di Spulangias, di uno dei rappresentanti più autentici dell'eurocomunismo di sinistra, è di per sé un'indicazione di egemonia di queste idee in seno a Syriza, dal momento che esistono molti membri, molto componenti soprattutto della minoranza del partito, che non sono contenti con questa denominazione. Succede l'opposto con la maggioranza e soprattutto con la generazione più giovane. Come direttore dell'istituto per 15 anni, essendo pienamente consapevole, penso che l'ideologia di coloro che appartengono soprattutto alla generazione più giovane, la quale ad eccezione del primo ministro Alexis Tsipras c'è il ministro di Stato, il portavoce governativo e anche il segretario del partito di Syriza eletto la settimana scorsa, questo è stato risultato di una combinazione della tradizione teorica della strada democratica eurocomunista verso il socialismo nel quadro di un europeismo critico e dell'esperienza pratica della loro partecipazione con i loro pareri distinti nei vari movimenti in Grecia e internazionalmente, soprattutto nel movimento antiglobalista degli inizi del nostro secolo. Una sintesi molto difficile ma anche molto affascinante. D'altra parte anche Enrico Berlinguer parlava di un'altra idea del mondo, diceva che un altro modo può essere raggiunto, è attuabile. Nello stesso livello dobbiamo sottolineare anche la composizione del nuovo governo greco: 3 dei 10 super ministri, cioè degli interni, riforma amministrativa, istruzione e cultura, 2 sostituti ministri, rapporti economici internazionali e solidarietà sociale, il ministro di Stato responsabile per coordinamento del lavoro governativo e un sottosegretario. Erano in passato membri del Partito Comunista dell'Interno, della sua gioventù e della sinistra riformatrice. Lo stesso vale anche per uno dei 3 portavoci rappresentanti parlamentari del partito. Ben inteso, per capire se il percorso di Syriza e prima di Syriza di Synaspismos è stato influenzato in un modo coscientemente, inconscientemente, in un modo diretto o indiretto, in un modo positivo o negativo, dalla continuazione o discontinuazione del pensiero e delle scelte politiche di Berlinguer, dobbiamo in fondo capire come stanno le cose e avere un contatto diretto con esse. Sono 5 i punti che mi interessano, punti che sono stati di riguardo per il leader storico
del Partito Comunista Italiano. Vorrei presentarli non in base di una valutazione, di una priorità. Prima di tutto, l'indipendenza dei partiti comunisti di fronte al Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Secondo, l'etica, la morale nella politica. Terzo, la persistenza sulla via democratica per un socialismo multipartitico, per un modello di società diverso dai regimi di tipo sovietico, ma anche diverso dalla socialdemocrazia integrata nel capitalismo dell'Ovest, cioè la terza strada, la terza via, il compromesso storico come un'attuazione di fatto della strategia della via democratica nell'Italia degli anni 70, che nel suo nucleo aveva la richiesta di partecipazione del Partito Comunista Italiano in governi di alleanza, dai quali fu escluso anche a causa della guerra fredda, e poi l'appoggio critico dell'unificazione europea, della quale si è parlato stamattina, come un nuovo spazio di lotta di classe, ma anche condizione necessaria ma non sufficiente affinché l'Europa diventi una terza forza tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, avendo come obiettivo la coesistenza pacifica e la pace internazionale. Non parlerò particolarmente della questione dell'indipendenza dei partiti comunisti dell'Europa e di tutti i paesi del mondo di fronte al partito guida di allora, perché questa era la posizione di base di Berlinguer prima e dopo della leadership sua al Partito Comunista. Momenti caratteristici di questo atteggiamento coraggioso era il fatto che ha condannato gli interventi nella Cecoslovacchia e nell'Afghanistan, il rifiuto di condannare il Partito Comunista di Cina, ma anche il mantenimento di relazione con il Partito Comunista dell'Interno e l'appoggio in vari modi a questo partito, il Partito Comunista Greco dell'Interno, durante il periodo della dittatura. Dopo il crollo del socialismo reale, la domanda di autonomia dei partiti comunisti di ogni paese ha solo interesse storico nel partito della sinistra europea, dove Syriza è stato cofondatore. Non c'è la supremazia di qualsiasi partito, indipendentemente da quanto forte lo sia. Per quanto riguarda il secondo argomento, morale e politica, penso che l'atteggiamento non solo di Syriza ma anche di tutta la sinistra greca riguardo la questione morale nella vita politica si identifica a quella di Berlinguer, ma non è dovuto all'influenza delle sue elaborazioni. La sinistra in Grecia, e in questa includo il Partito Comunista ma non il Partito PASOK, era contrario alla corruzione e alla rapporti clientelari che sono caratteristiche primordiali del sistema politico greco. La differenza in questo caso tra il Partito Comunista e Syriza è che il Partito Comunista pensa che i fenomeni di corruzione sono inevitabili in un quadro capitalista e possono essere trattati solo con l'abolizione del sistema capitalista. La lotta contro questi fenomeni gioca un ruolo molto importante tra le priorità del governo greco di oggi, come si vede anche della creazione di un ministero per la corruzione. La lotta per la moralizzazione della vita politica è continua, ma perché questa lotta riesca è necessario che il partito si mantenga indipendente dal governo e dallo Stato, e questo è un problema che affrontiamo attualmente. Passiamo ora ai tre temi seguenti: al percorso, cioè democratico, al compromesso storico e all'unificazione o integrazione europea, temi interconnessi e particolarmente attuali anche oggi, malgrado il fatto che il mondo in cui viviamo è completamente diverso dal mondo in cui vivevamo 40 anni fa. Il percorso democratico verso il socialismo costituisce il nucleo centrale della strategia eurocomunista, poiché è strettamente legato
legato alla questione del governo e del potere. Berlinguer, come Gramsci e Togliatti, non credeva nella trasformazione o nella volta che sarebbe avvenuta durante la grande notte dopo la quale la società avrebbe conquistato senza problemi il socialismo e la società comunista. Il rifiuto del percorso bolscevico e del modello sovietico non significava anche l'abbandono dell'obiettivo della liberazione. Io ritengo che Berlinguer non divenne mai socialdemocratico, ma rimase sempre un comunista democratico che voleva cambiare il mondo. Ho già menzionato che Syriza ha scelto di seguire il percorso democratico verso il socialismo, anche se il contenuto del socialismo non è più tanto chiaro quanto negli anni di Berlinguer. Questa è una constatazione mia. Il disaccordo teorico di molti esponenti della minoranza di Syriza per la scelta di questo percorso democratico raramente viene espresso pubblicamente. In pratica però viene spesso messo in dubbio, poiché si contrastano spesso molte delle proposte di Syriza che derivano proprio dalla scelta di questa strategia, soprattutto in campo di alleanze politiche a livello nazionale e internazionale e anche in campo di riforme strutturali nella zona euro e nell'Unione Europea in generale. Passiamo ora al comportamento storico. Ritengo, senza però la possibilità di provarlo, che la politica del compromesso storico, che forse si può spiegare a causa delle condizioni vigenti all'epoca, quali la guerra fredda, il colpo di Stato in Cile e la strategia seguita in Italia, eccetera, eccetera, che mirava alla partecipazione del partito al governo, era nel pensiero di Berlinguer il primo passo di un percorso molto lungo che mirava alla trasformazione sociale e non un trucco tattico per la partecipazione al potere. La mancanza di fiducia con la quale è stato affrontato questo compromesso storico del mondo libero rafforza il mio parere. A causa dello splendore personale di Berlinguer e anche perché lui ha riconosciuto il fallimento del compromesso storico nel 1982 proponendo una soluzione alternativa di sinistra, il compromesso storico si è quasi identificato nella coscienza dei comunisti e della sinistra in Europa con la strategia del percorso democratico, che è stato interpretato come un processo che mirava a ad evitare le rotture sociali e politiche che per definizione sono considerate pericolose. Il governismo cosiddetto che si è manifestato ed espresso con la partecipazione anche di minoranze a dei governi di coalizione socialdemocratici, la scelta dell'austerità come soluzione per uscire dalla crisi capitalista, i cosiddetti contratti sociali a favore della pace lavorativa e l'accettazione del male necessario dell'antidemocratica e neoliberale integrazione europea, tutto ciò ha sostituito nei programmi di molti partiti eurocomunisti o ex eurocomunisti l'obiettivo della vera trasformazione sociale. L'impasse di questa strategia, che ha fatto allontanare tantissimi membri attivi dai partiti operai europei, è diventato evidente in seguito al crollo del muro. Molti compagni trotzisti non sono d'accordo con questa mia constatazione. La quasi intera integrazione della socialdemocrazia al neoliberalismo.
La sinistra radicale della trasformazione sociale si è trasformata in socialdemocrazia o in un governo rifiutato dal Partito Comunista Greco. E la coalizione di sinistra è cambiata in Grecia. E Syriza, dalla sua costituzione, dalla sua fondazione ad oggi, insomma, si sono mossi contro questa corrente catastrofica. Dal 2000 e soprattutto nel 2010 il percorso democratico che comprende la coalizione di movimenti e di partiti ha avuto il proprio vero significato, si è trasformato in una strada di strutture, di riforme strutturali e anche di rotture e anche di disaccordi, come scrisse Poulantzas nel suo libro Governo, Stato e Socialismo. Nel periodo di crisi Syriza ha preso in seria considerazione ciò che Berlinguer diceva anni fa e ha voluto diventare un partito sia del governo che delle battaglie. Non ha seguito la strada del consenso e della ragione, non si è sottomesso al terrorismo dei poteri di governo. Tutti dicevano che Syriza stava portando il paese fuori dall'euro e fuori dall'Unione Europea. Syriza non ha partecipato al memorandum, però è sempre stato accusato che in realtà è come uno dei due estremi, e cioè l'alba dorata, estrema destra, e Syriza, estrema sinistra, e si diceva sempre che a causa di Syriza la Grecia sarebbe diventata una nuova Weimar. Syriza non ha voluto partecipare alla fronte democratica del cosiddetto asse o arco costituzionale, che però questo arco, questo asso era nato e veniva nutrito da questa catastrofe, da questa distruzione sociale comportata dal memorandum. I membri e la gioventù di Syriza hanno partecipato attivamente nelle manifestazioni contro l'austerità e sono stati protagonisti nel movimento delle piazze del 2011. Allo stesso tempo Syriza ha sempre avanzato delle proposte specifiche per il superamento della crisi. Nel 2012 Syriza parlò di una possibile vittoria di Syriza alle elezioni, parlò della possibilità che Syriza diventasse governo. Purtroppo il Partito Comunista non ha voluto collaborare, ha avuto avendo vinto il secondo posto alle elezioni di giugno nel 2012, Syriza ha rifiutato di partecipare al compromesso storico, ha rifiutato di partecipare ad un governo nazionale del memorandum, a differenza della sinistra democratica, un partito che era stato fondato da membri della coalizione di sinistra che avevano lasciato la coalizione di sinistra nel 2010. Occorre sottolineare è che la stragrande maggioranza dei membri di questa Weimar, cioè di questo partito della sinistra democratica, avevano riferimenti eurocomunisti, si identificavano con i miglioristi, provenivano dalla sinistra greca che è poi diventata il Partito Comunista Greco attuale. Una parte di queste persone si ritengono eredi di Berlinguer e della tradizione eurocomunista, ma purtroppo queste persone non ricordano il passato.
Anzi, hanno proprio respinto il loro passato. Con questa politica, che molti hanno accusato anti-europea, populista e pericolosa, Syriza è riuscito conquistare il governo, a vincere le elezioni del 2015. Nessuno è felice del fatto che Syriza è in coalizione, è in coalizione sì con un partito piccolo dei greci indipendenti, che è un partito della destra. Tuttavia era una scelta obbligata, perché se avesse scelto di entrare in coalizione con PASOK, Partito Socialista, e Potami, si sarebbe in un certo senso autocancellato. Sin dal primo giorno del governo di Syriza, Alexis Tsipras e i suoi collaboratori si sono coinvolti, hanno intrapreso anzi dei negoziati difficilissimi con i partner nell'Unione Europea e con le tre istituzioni, quali la Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Europeo, che in collaborazione con i governi greci precedenti pensano di aver salvato la Grecia con un memorandum svillente, con un memorandum veramente degradante, i termini del quale sono stati scritti da alti quadri di queste istituzioni, un memorandum che ha comportato delle conseguenze sociali veramente pessime, molto negative. Le difficoltà che Syriza sta affrontando sono grandi e la lotta di Syriza è una lotta quotidiana, è difficile. Le correlazioni dei poteri sono sfavorevoli. Il governo greco è obbligato a fare dei passi stabili, ma con la dovuta flessibilità. Il governo greco è obbligato a cercare alleanze, a creare alleanze in Europa con istituzioni nazionali, europee ed internazionali, anche fuori dall'Unione Europea, oltre i confini dell'Unione Europea, con gli Stati Uniti, con la Russia e con la Cina. E optando per dei compromessi tattici, non strategici e dolorosi, come ad esempio il testo concordato in seno all'ultimo Eurogroup. Syriza è esposto a molti attacchi, sia dalla destra che dalla sinistra. Gli attacchi dalla sinistra provengono dal Partito Comunista Greco e da altre forze di sinistra che rifiutano ogni tipo di compromesso, anche se il loro rifiuto potrebbe eventualmente portare all'uscita della Grecia dall'Unione Europea. Non pensano a questo, non si interessano, tutto o niente, e questa è la loro politica, ma non è questa la strada democratica, non è questa la scelta di Syriza, perché la scelta di Syriza è la scelta del percorso democratico, non è la politica del tutto o niente. E perché riesca questa politica sono necessarie delle riforme radicali nell'Unione Europea. Qui possiamo notare l'affinità con i pareri e il pensiero di Berlinguer per l'integrazione europea, malgrado il fatto che la visione europea è diventata molto meno chiara, soprattutto in seguito al trattato neoliberale di Maastricht e data la leadership tedesca dell'Unione Europea, perché è la Germania che ha praticamente che sta alla guida dell'Unione Europea. La battaglia quotidiana di Syriza ha un carattere più di classe, non è una lotta di classe, anzi è più una lotta di classe che una lotta nazionale. Perché riesca a raggiungere i propri obiettivi, questa lotta, questa battaglia, ha bisogno della solidarietà di tutti
delle forze in Europa, dei Verdi, dei socialdemocratici, di altri. La scommessa innovativa dell'eurocomunismo guidato da Enrico Berlinguer si è perso nella contraddizione della storia. Syriza non deve rappresentare una parentesi di sinistra, non dobbiamo tornare alla realtà precedente. Non dobbiamo far sì che la Grecia esca dall'Unione Europea. La sinistra non deve indietreggiare. Ecco perché dico che la scommessa innovativa dell'eurocomunismo guidato da Enrico Berlinguer si è perso nelle contraddizioni della storia, nelle svolte della storia. Ha lasciato però una preziosa eredità di lavori, un prezioso patrimonio di lavori che ispirano anche oggi la lotta liberatrice della sinistra nuova europea, democratica e radicale. La notte del 25 gennaio 2015, nel cuore di Atene, abbiamo festeggiato insieme ai compagni di Brigata Calimera la nostra grande vittoria. Permettetemi di concludere il mio discorso leggendo alcuni versi di una delle canzoni che abbiamo cantato quella notte magica, con lacrime negli occhi, una canzone che è stata ricantata di fronte al Colosseo durante la manifestazione di solidarietà organizzata di recente dall'iniziativa Cambia Grecia, Cambia Europa. Ecco i versi. Niente si perde della tua vita perduta. Faccio resuscitare, faccio rinascere il tuo sogno con ogni tuo perché. Non dici mai che il destino sia stato ingiusto con te. Dici semplicemente che la storia ti disse cose diverse. Enrico Berlinguer non si è perso nulla.